From the conference center at Temple Square in Salt Lake City. Centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 183esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consigli e istruzioni dai dirigenti della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione. Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla prima sessione della 183esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e salutiamo calorosamente i fedeli e gli amici presenti nel centro delle conferenze e in ogni altra parte del mondo, ovunque voi siate. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Riconosciamo la presenza alla conferenza delle autorità generali e degli altri dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo sotto la direzione di Mac Wilberg e di Ryan Murphy, con Richard Elliott e Andrew Unsworth all'organo. Il coro ha appena aperto questa sessione cantando Ore di Israele e ci farà ora ascoltare In Hymns of Praise. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Randall K. Bennett del 70.
Our beloved Father in heaven. Nostro caro Padre nei cieli, siamo profondamente grati per la possibilità che abbiamo di riunirci in tutto il mondo per un'altra meravigliosa conferenza della Chiesa. Ti siamo grati, Padre, per il grande piano di felicità, per il sacrificio espiatorio del tuo amato figliuolo, Gesù Cristo. Ti siamo grati per il Vangelo, per la restaurazione del Vangelo in questi ultimi giorni e per il profeta vivente, presidente Thomas S. Monson. Preghiamo che tu possa benedirlo e sostenerlo. Lo amiamo, amiamo i suoi consiglieri e tutti i membri del quorum del 12 Apostoli. Benedicili. Aiuta a noi a seguire i loro consigli profetici. Benedici coloro che parleranno e partecipano a questa conferenza. Ti chiediamo di benedire ognuno di noi. Siamo desiderosi di aprire nostra mente e il nostro cuore per sapere che cosa dobbiamo fare e come dobbiamo essere, secondo la tua volontà. E queste cose te le preghiamo con umiltà, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. It will now be our privilege. Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Dopo il suo intervento, il coro canterà Genti guardate. Avremo poi il piacere di ascoltare il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum dei 12 Apostoli. Sarà seguito dal vescovo Dean M. Davis, secondo consigliere del vescovato presidente. Poi ci parlerà Sarah Ellen S. Dalton, presidentessa generale delle Giovani Donne. My beloved brothers and sisters, miei amati fratelli e sorelle, sono lieto di darvi il benvenuto alla 183esima conferenza generale di aprile della Chiesa. Negli ultimi sei mesi, dall'ultima volta che ci siamo riuniti, ho avuto la possibilità di viaggiare un po' e di incontrare alcuni di voi nelle vostre aree. Dopo la conferenza generale di ottobre sono andato in Germania, dove ho avuto il piacere di incontrare i nostri membri in diverse località in quel paese e in alcune zone dell'Austria. Alla fine di ottobre ho dedicato il Tempio di Calgary, nell'Alberta, in Canada, assistito dall'anziano e dalla sorella Ballard, dall'anziano e dalla sorella Christensen e dall'anziano e dalla sorella Walker. In novembre ho ridedicato il Tempio di Boise, in Idaho. Con me nel viaggio e alla dedicazione c'erano l'anziano e la sorella Bednar, l'anziano e la sorella Christensen e l'anziano e la sorella Walker. Le celebrazioni culturali organizzate in occasione di entrambe queste dedicazioni sono state eccellenti. Non ho partecipato personalmente alla celebrazione culturale di Calgary, in quanto era l'85esimo compleanno della sorella Monson e ho ritenuto di dover stare con lei. Tuttavia abbiamo avuto il privilegio di assistere alla celebrazione nel nostro soggiorno su una televisione a circuito chiuso. Poi ho preso l'aereo per Calgary la mattina seguente per la dedicazione. A Boise, oltre 9.000 giovani del distretto del Tempio hanno partecipato alla celebrazione culturale. I giovani coinvolti erano così tanti che non c'era spazio per i familiari nell'arena in cui si sono esibiti. Proprio il mese scorso, il presidente Dieter F. Uchtdorf, accompagnato dalla sorella Uchtdorf, dall'anziano e dalla sorella Holland e dall'anziano e dalla sorella Schweitzer, sono andati a Tegucigalpa, in Honduras, a dedicare il nostro tempio completato di recente. La sera prima della dedicazione, i giovani si sono esibiti in una magnifica celebrazione. Vi sono altri templi che sono stati annunciati e che sono in varie fasi del processo preliminare o di costruzione. Questa mattina ho il piacere di annunciare altri due templi che saranno costruiti nei prossimi mesi e anni nelle località seguenti: Cedar City, Utah e Rio de Janeiro, Brasile. Fratelli e sorelle,
La costruzione dei templi prosegue senza sosta. Come sapete, alla